I due schieramenti sarebbero arrivati entrambi stremati. E allora qualcheduno qui plus posset, uno più potente, avrebbe sconfitto entrambi gli schieramenti, avrebbe preso il potere imperium e tolto la libertas. In realtà questo è accaduto, cioè quando lui scrive, questo processo storico si è già realizzato. Qual è l'intuizione notevole di quest'uomo molto discutibile che fu Sallustio, da giovanissimo amico dei Catilinari? Che quell'episodio è una tappa fondamentale che prepara il cesarismo, proprio perché porta all'estremo lo scontro tra ottimati e populares, tra ribelli armati che vogliono cambiare una regola fondamentale dell'economia romana, cioè cancellare i debiti, e coloro che si oppongono. Un conflitto che è politico, di classe, eccetera, senza né vinti né vincitori, al termine del quale c'è il fenomeno del cesarismo. Quindi l'intuizione del cesarismo, che poi ha una lunga storia, nello stesso Mommsen, ma poi se vogliamo in Gramsci, no? Nel quaderno 13, quando descrive il cesarismo come l'esito di una lotta a prospettiva catastrofica in cui nessuna delle due parti può vincere, che è esattamente quello che si legge in quel capitolo 39 del libro di Sallustio su Catilina. Allora, il nostro Marx, così attento al mondo antico e al senso dello studio del mondo antico per noi moderni, la storia sempre contemporanea, come diceva Benedetto Croce, ha sul tema Catilina un punto, potremmo dire, minore. È un punto molto avanzato, invece, di un'intuizione forte che non è mai piaciuta molto ai marxisti ortodossi, quando parla in un'altra lettera di un personaggio che invece gli sta molto a cuore, e cioè Spartaco. L'uomo più significativo, potremmo dire, di tutta la lunga storia delle guerre servili che hanno punteggiato un secolo e mezzo della Repubblica Romana. Ed è una lettera celebre del febbraio del 61, che Marx scrive in un momento di disagio, sta per andare in Olanda a cercare un po' di soldi da un parente che forse non glieli darà, è pieno di debiti, non può andare dal salumiere perché c'è una lista di debiti che deve pagare e non ha pagato. Insomma, una vita tremenda di un uomo che poi vive scrivendo sui giornali e facendosi pagare per questo, no? Non aveva altro mestiere, esule a Londra. E al termine di questa lettera, molto amara, molto irritata, anche brutale nello stile, dice: la sera però mi rilasso leggendo in greco il testo di Appiano di Alessandria, che è uno storico di età tardo antonina, no? Sotto Marco Aurelio, Antonino Pio, più o meno. Appiano era nato in Egitto, era elenofono, ma il nome è un nome egiziano grecizzato, no? Appione, un nome egiziano, quindi Appiano viene di lì. E dice: questo è un vero egiziano, capisce le cause materiali della vicenda storica. E nel suo libro, lui sta leggendo il primo libro delle guerre civili di Appiano, giganteggia la figura di Spartaco, vero rappresentante del proletariato antico. Apriti cielo dinanzi a queste definizioni, perché naturalmente, diciamo, l'ortodossia marxistica, che in quanto ortodossia è meglio evitarla perché vuol dire che c'è qualcosa che non va, ritiene che non si possa parlare di proletariato perché non c'è la coscienza di classe, ma erano ribellioni di schiavi. Marx non era un marxista, lo disse lui stesso, di se stesso, e quindi dice una cosa molto vera, che cioè quello è il momento più pericoloso per la sopravvivenza dell'assetto politico-sociale della Repubblica Romana, pari sul piano militare all'arrivo di Annibale alle porte di Roma. Basta. Sì, no, adesso la riporto perché è un piacere seguirla in queste, diciamo, nei secoli e nei posti. Siamo finiti in Egitto, pensavo iniziasse a parlare dell'interpretazione di Marx e di Platone, ma invece prima di arrivare lì torniamo a Catilina, perché effettivamente emerge dal libro, questo emerge molto chiaramente,
appunto, come dire, che dietro questo evento così importante, in realtà quello che Cicerone non ha capito è che questo evento, come dire, faceva parte, era come un dire, tassello, di un, sì, un tassello in realtà poi minore che stava preparando appunto, come dire, l'avvento del cesarismo e quindi una trasformazione di tutta quella storia che Cicerone stava pateticamente a un certo punto, viene da dire, cercando di difendere. E quello che non vedo, e poi infatti quello che è interessante, che nel libro emerge molto bene ed è veramente, come dire, rende chiare delle cose difficili, la girandola di alleanze, di trasformazioni, di cambi di repentini, di casacca, che tutti questi protagonisti hanno, in particolare uno che forse adesso è meno conosciuto, che però gioca un ruolo fondamentale, che era anche Pompeo, perché appunto qui ci sono dei grandissimi signori, quelli chiamati signori della guerra prima, che stanno muovendo le pedine e Cicerone non si rende conto di cosa stia succedendo. Quindi questo perché... Anche per una ragione, diciamo così, che la storiografia di un livello approfondito percepisce, ma che nella vulgata si perde, che cioè il vero uomo di riferimento per i populares è Pompeo. Cioè, nell'anno in cui Catilina cerca per la terza volta di vincere le elezioni e diventare console, e gli viene impedito con manipolazioni brutali, compreso il rinvio continuo delle elezioni per disperdere i suoi elettori, votare in stato d'assedio, no? Si proclama lo stato d'assedio il 21 di ottobre e si va a votare il 28 di ottobre o forse addirittura il 4 di novembre, in una situazione paradossale. Il console armato fino ai denti, con intorno la guardia del corpo, dice Plutarco, occupava metà del foro, i candidati intimiditi, l'elettorato che se n'è andato nei municipi di provenienza, quindi manipolazione brutale. Catilina che viene sconfitto è certamente un personaggio al quale Pompeo guarda con fastidio, ma Pompeo in questo momento è il conquistatore dell'Oriente, ha creato la provincia romana di Siria, ha avuto finalmente la notizia che Mitridate è stato ucciso, si è ucciso lui stesso veramente perché tradito dai suoi, quindi è il conquistatore dell'Oriente che potrebbe rientrare in Italia con le sue legioni e imporre la sua persona come princeps in Repubblica. Questa è la realtà. E manda ogni tanto degli emissari, per esempio manda un suo parente che diventa, si fa eleggere subito tribuno della plebe, che prepara dei progetti di legge di affidare a Pompeo poteri straordinari perché vada a combattere Catilina in Etruria. Naturalmente il Senato non lo vuole, si precipita ad affidare all'altro console il compito di vincere quella battaglia per evitare che Pompeo sia il salvatore della patria. Ma Pompeo è il personaggio. Il suo rivale è l'uomo più ricco di Roma, cioè Crasso, che finanziava le campagne elettorali di Catilina e quindi era complice fin in fondo, fino all'ultimo, quando si è inventato delle lettere anonime per prendere le distanze dal congiurato Catilina. E il terzo è Cesare, che è ancora un uomo in carriera, è stato eletto pontefice massimo, carica importante, ma non direttamente politica. Pretore designato per l'anno dopo, indebitato fino alla cima dei capelli, alla ricerca di un'alleanza che troverà effettivamente nel patto triumvirale, che è una coniurazio, o come la chiama Livio, una cospirazio. No, cioè, il problema è qui di capire dov'è la congiura, perché sembra che la congiura vera non fosse quella di Catilina, poveretto. Mentre quando ormai la sconfitta ennesima, ottenuta nel modo che sappiamo, spinge una parte dei catilinari a scegliere la via della lotta armata, cioè andare in Etruria, creare un paio di legioni, tentare il colpo di Stato a Roma, che però fallisce perché i suoi uomini a Roma sono tutti arrestati e condannati a morte, e poi tenta di fuggire dall'Italia e gli viene impedito, sbarrandogli la strada verso la Gallia Cisalpina, costretto a combattere, muore in combattimento. Quindi la coniurazio della quale Cicerone parla come se incominciasse già prima che lui sia diventato console il 1 gennaio del 63, è un bersaglio polemico creato per isolare un candidato pericoloso che ostinatamente si ripropone come aspirante al massimo potere politico, cioè il consolato.
Però quello che succede nel frattempo, perciò la figura è drammatica, se vogliamo, di Cicerone, non molto amata, come sappiamo, no? Druman, Mommsen lo detestano, anche Carcopinot, grande storico francese, no? Quando pubblicò quel libro I segreti della corrispondenza di Cicerone, fu attaccato da un altro importante storico francese, si chiamava Pigagnon, con una recensione intitolata Un nemico di Cicerone, che è un po' un eccesso. Certamente ha una tradizione moderna piuttosto ostile, non del tutto infondata, perché in fondo la sua illusione è, una volta raggiunta quella vetta del potere che è il consolato, una volta ottenuto con i metodi che abbiamo descritto un successo indiscutibile, quello della repressione violenta del moto catilinario, del movimento catilinario, lui si è convinto di poter rimanere al vertice del potere comunque. Cioè una sorta di aspirante princeps anche lui, che capisce che però non ha le legioni dietro di sé, come ce le ha Pompeo, non c'ha le risorse economiche di Crasso e neanche la disinvoltura del giovane Cesare, che ha 37 anni in quel momento e che è il pupillo della plebe urbana sostanzialmente. E allora si offre a Pompeo come consigliere, quello che fu l'Elio per Scipione posso essere io per te. Ma Pompeo neanche gli risponde e lo lascia, diciamo, al suo destino, che è un duro destino dovuto al riemergere di tutte le operazioni illegali che erano state compiute nell'ultimo tempo del suo consolato. Sì, diciamo che insomma, sostanzialmente Cicerone conquista il potere quando il potere è da un'altra parte, quando arriva lì finalmente in questa carica in cui pensa di essere finalmente al vertice dello Stato e colui che sta salvando lo Stato, siccome è intelligente perché il cervello è moderno, si rende conto che quando arriva lì inizia a guardare sotto e si rende conto che vede dove c'era il potere, ma ormai è tardi per lui, per cui, e questa è la sua figura tragica che emerge molto bene. Poi nel libro c'è anche tutto, come dire, un aspetto che effettivamente è poco conosciuto, perché poi Cicerone è stato capace in qualche modo di costruire una figura nel corso dei secoli grazie alla sua prosa, perché effettivamente c'è intanto questa violenza, diciamo, beh, era nello spirito dei tempi, ma effettivamente Cicerone, diciamo, anche quando accompagna le persone perché siano uccise, è abbastanza, come dire, sorprendente, ma poi anche le spie, come dire, sì, un servizio, è uno che, come dire, politica la faceva anche lui, si sapeva sporcare le mani quando serviva. Il punto finale, diciamo così, che in fondo ha rovinato la sua immagine, oltre che la sua esistenza, se vogliamo. Un grande storico di epoca successiva, del tempo di Augusto, che era nato più o meno, non dico nell'anno della congiura di Catilina, come Augusto, no? Era nato in quell'anno, parlo di Tito Livio, anno più, anno meno, raccontava tutte queste vicende, raccontava anche la storia successiva, per esempio le proscrizioni triumvirali, un massacro di senatori, cavalieri, nemici politici. Non abbiamo quei libri, abbiamo però una pagina molto sintomatica, trascritta per caso, potremmo dire, dal padre di Seneca, il vecchio Seneca, retore, una sua opera che ci è giunta, trascrive una pagina in cui Livio dava notizia, descriveva la morte di Cicerone, no? Che viene ucciso dai sicari di Antonio mentre cerca di allontanarsi da Roma durante il governo dei triumviri e durante le proscrizioni, e poi aggiunge un giudizio su di lui. È curioso, un giudizio, come si dice in latino, una consummatio, no? Un bilancio. Curiosamente non c'è neanche un cenno alla sconfitta di Catilina in questo medaglione, potremmo dire, che Livio traccia. Molto limitativo, uomo debole, non ha sopportato in maniera virile nessuna delle sventure che gli sono capitate. Se avesse vinto lui contro Antonio, avrebbe fatto al suo nemico ciò che i nemici hanno fatto a lui. Questo è il giudizio tremendo che Livio dava. E però poi aggiungeva, essendo poi un buon lettore dell'opera fondamentale, letteraria, di Cicerone, ma per tessere un elogio di lui ci vorrebbe un altro come lui.
Va bene. E anche questo è un giudizio che si può leggere in due modi, naturalmente. Va bene. Quindi, cosa è che ha determinato questa rovina politica? Lo dicevamo chiacchierando prima, la forzatura finale. C'è lo stato d'assedio, il console ha pieni poteri, i congiurati sono stati tramite spionaggio scoperti, catturati, portati davanti al Senato, hanno confessato perché non possono negare l'evidenza, hanno in mano documenti che li tradiscono e il Senato siede in funzione giudicante, come un tribunale. L'ordine dei lavori è noto, parlano prima i consoli designati l'anno successivo, poi i pretori designati e poi gli altri senatori. E ci si orienta, perché il console orienta l'opinione, per la condanna a morte, data la gravità del reato, no? Attentato alla sicurezza dello Stato, si dice, no? Cesare è stato amico di questi, interviene, lui è pretore designato, quindi parla abbastanza presto nella successione degli interventi, e se la cava con una trovata epicurea, no? Siccome l'anima è anch'essa mortale, perché è fatta di atomi, se li ammazziamo gli facciamo un piacere, invece li dobbiamo tenere in detenzione a vita, l'ergastolo, e li priviamo dei loro beni. Questa è la vera punizione, cioè gli vuol salvare la vita, in sostanza, no? Parte del Senato si orienta, alcuni, come fanno i politici, non mi avete capito, no? Come si usa dire, no? Quando un politico dice una cosa enorme, i giornali lo riprendono e dicono: ma non sono stato capito, avevo detto un'altra cosa. Quindi il console designato Decimo Silano dice: no, ma io in realtà avevo detto esattamente quello che dice Cesare. Catone, giovane, cioè 20 anni meno di Cicerone, è tribuno della plebe, interviene durissimamente accusando direttamente Cesare: se costui non ha paura di quelli, io ho paura di lui. Vuol dire, è un congiurato anche lui. Capovolge l'equilibrio della discussione. Il Senato si orienta da capo per la condanna a morte, su proposta di Catone. La confessione equivale alla flagranza di reato, è come se fossero stati colti sul fatto. Bene, ma questo non comporta l'esecuzione immediata, perché questi sono ancora cittadini, o non lo sono più? Domanda alla quale non siamo in grado di rispondere se non in maniera congetturale. Il deliberato che noi leggiamo nel testo di Sallustio parla di loro come perditi cives, cittadini scellerati, ma sempre cittadini però. Non sono stati dichiarati nemici, hostes? Quando un personaggio viene dichiarato hostis, perde i requisiti della cittadinanza e i diritti della cittadinanza, e quindi può essere portato a morte senza concedergli quel diritto sacrosanto dell'ordinamento giuridico romano, che è la provocatio ad populum, che può bloccare pro tempore una condanna se questa provocatio ad populum porta ad un responso che smentisca la condanna o invece la conferma, e quindi si va avanti nell'esecuzione. Questa provocatio al po' non viene concessa. E allora uno che poi ha determinato l'esilio, l'autoesilio di Cicerone, cioè Clodio, rende chiaro che nel deliberato finale questi erano stati dichiarati hostes, cioè Cicerone ha scritto il senato consulto in forza del quale avviene l'esecuzione capitale, introducendo il concetto di nemici, cioè privandoli della caratteristica di cittadini, ma il Senato non aveva espresso questa formulazione. Quello è un punto delicato, lo possiamo raccontare in forme, come dire, problematiche,
è molto probabile che le cose siano andate così, ed è molto probabile che lui si sia avvalso di un'interpretazione dilatata del Senato Consulto Ultimo, cioè dello stato d'assedio, che priverebbe i cittadini di quella risorsa invece inerente alla loro caratteristica di cittadini. È su quel punto che avviene il suo crollo politico, e se lo tira dietro anche nei decenni successivi.